federale o non federale che nasca, nasce in Europa in anticipo e in un certo senso contro l'Unione Europea, cioè nasce la moneta unica nel momento in cui viene meno il collante principale che aveva avvicinato questi paesi. Il collante principale dei passi dell'Unione Europea negli anni 50 e 60 che hanno aiutato lo sviluppo economico del paese. Se non ci fosse stata la comunità europea e il mercato comune, noi ce lo saremmo sognato il miracolo economico degli anni 50 e poi degli anni 60, cioè la grande apertura. Dobbiamo restare molto attenti, proprio i critici dell'euro, tra cui io mi metto, devono stare molto attenti a non finire sulle posizioni dei nazionalisti o degli isolazionisti, perché questo sarebbe una contraddizione di fondo. Quindi noi sappiamo che cosa ci ha dato il grande mercato europeo. Non è vero che staremo meglio dietro le barriere doganali, siamo meglio in un grande mercato. Naturalmente quando tu stai in un grande mercato devi saperci stare. Il problema dell'Italia è che ha accettato di entrare in grandi mercati, ma non si è attrezzata, non ha una classe imprenditoriale, non ha una classe politica, non ha una classe di governo capace di preparare il paese e metterlo nelle condizioni di trattare. Ieri ho visto che Trump ha detto alla signora Merkel: ma voi avete dei negoziatori formidabili, quando fate i trattati ci fregate sempre. Ma loro ce l'hanno davvero i tedeschi? Ma se loro ce l'hanno e ci fregano e ci fanno delle norme o ci impongono un tasso di cambio, come diceva giustamente Paolo, che ci è sfavorevole, è perché a quest'anno delle trattative i tedeschi sanno starci e gli italiani non ci sanno stare. Quindi molte delle colpe, delle conseguenze che paghiamo sono le conseguenze di errori politici, di insufficienza politica, di non sapere, cioè di una specie di leggerezza con la quale si trattano i problemi. Cioè si dice noi siamo europei, sì, ma gli altri europei, io ho visto trattare, gli altri europei sono europeisti ed europei, francesi, tedeschi, ma sanno cosa vuol dire difendere i loro interessi. Allora, l'Italia, noi dobbiamo difendere, questa è la mia opinione, dobbiamo difendere quello che è l'ideale di un mondo più largo, senza frontiere, senza tariffe doganali, dietro le quali non c'è la ricchezza, se c'è la ricchezza di uno c'è la povertà del vicino, quindi non c'è la ricchezza di tutti. Ma dobbiamo dire che l'euro è stato un errore, perché è stato un passo anticipato rispetto a uno sviluppo che è venuto meno. Perché nel 1989, quando è cominciato il cammino dell'euro, il motore della unificazione, che era la paura della minaccia dell'Unione Sovietica, che è stata una minaccia vera per i paesi dell'Europa, che avvicinava la Francia e la Germania, avvicinava noi e la Germania, quella paura è venuta meno, perché è venuta meno il comunismo, e non sarà certo Putin a ricostituirla, naturalmente, anche se il forma è diversa. Allora è venuta meno quel legame, si è fatta la moneta, i tedeschi, io ho visto spesso con la Germania, i tedeschi, cari amici, erano contrari alla moneta, dalla quale traggono dei vantaggi enormi, erano contrari. C'è un discorso del governatore della banca tedesca Pearl, che era il governatore della loro banca nell'88, su un anno prima, diceva: ma voi chi ve lo fa fare? Diceva: la moneta unica renderà più ricchi i paesi ricchi, sto citando tra virgolette, renderà più ricchi i paesi ricchi e più poveri i paesi poveri, che è quello che abbiamo sotto gli occhi. I tedeschi dicevano: ma chi ve lo fa fare? E fu un errore politico, si pensò che si potesse fare questo passo in preparazione. Io ho sentito altre volte dire, povero Ciampi, il Presidente della Repubblica, ha fatto un grande idealismo, totale disaccordo io con lui su questo. Io ho sentito Paolo Schioppa dire, noi diciamo, ma guardate questa opera un po' funziona male, noi diciamo, ma questo è il primo passo necessario per l'Unione Politica dell'Europa. E io dicevo, ma se poi non c'è il secondo passo, noi rimaniamo soltanto con un mozzicone, e questo mozzicone favorisce alcuni e danneggia noi, perché noi siamo troppo deboli. Perché la moneta unica non va bene in questa forma? Perché va bene negli Stati Uniti? Perché è una situazione molto semplice: negli Stati Uniti hanno due cose che non ha l'Europa. Uno, la grande libertà di movimento all'interno, cioè quando c'è la crisi dell'automobile a Detroit, la gente va in California. Ma quando in Italia c'è la crisi dell'automobile, non è che andiamo in Germania, e non è così semplice. E non è così
normali, la mobilità, che l'Europa non ha per tante ragioni, e hanno il governo federale, per cui il governo federale può mettere le tasse sulla California, che è ricca, e dare degli aiuti alla città dell'automobile, a Detroit. Cioè c'è la solidarietà politica degli americani con i loro concittadini, che è il punto su cui si insiste con la Germania. Voi dovreste avere, voi dovreste farvi carico, e loro rispondono: ma noi non vogliamo farci carico dei vostri debiti. E se noi fossimo tedeschi, probabilmente, e ci fossero le elezioni a settembre, noi diremmo alla candidata, ai candidati, diremmo: ma voi mica andrete a pagare i debiti degli ospedali della Calabria, perché gli italiani non si sanno amministrare, si arrangino, direste se fossimo tedeschi. E quindi la Germania dice: ma che cosa volete da noi? Noi ci sappiamo amministrare, che cavolo volete? Abbiamo un attivo di bilancio dei pagamenti, e con ciò abbiatelo pure voi. Allora, questi sono patti che andavano fatti prima, cioè prima di fare la moneta unica bisognava dire: ma voi siete pronti, noi siamo pronti a fare tutto quello che è tipico di uno Stato federale. Se la risposta era no, sarebbe stata no, bisognava dire: la moneta è un progetto anticipato, e se si fa la moneta senza quelle condizioni politiche sarà un disastro che alimenterà i contrasti tra i nostri paesi, perché oggi è chiaro che lo spirito di antipatia per l'Europa non c'era 15 anni fa, 20 anni fa, nei sondaggi degli italiani, nei sondaggi di tutti i paesi, si sente lo spirito anti-europeo, che è stato il prodotto di un errore politico, cioè la prova di questi sondaggi, questi stati d'animo, che stamattina sentivo gli applausi quando uno ha detto bisogna uscire dall'Europa, questi nascono, sono la prova che l'euro è stato un errore. Questa è la ragione per la quale fin dal 2000 alcuni pochi economisti italiani e politici hanno detto quello è un errore. Ed è un errore. Il problema è quindi, se alla domanda, ma io non sono d'accordo, il professor Fumagalli stamattina ha detto ma saremmo peggio fuori, no, non lo so, io credo che non saremmo affatto peggio fuori dall'euro, noi saremmo meglio fuori dall'euro, perché avremo un margine, non è che potremmo fare a meno di mettere a posto i nostri, tante cose che non vanno, ma avremmo il margine di sceglierci noi le nostre politiche, e non di, e qui ancora sono di nuovo d'accordo con Paolo, non di stabilire che è il comitato dell'Eurogruppo che decide se noi dobbiamo fare un deficit dell'1 o del 2%, però cose che dipendono dalla nostra. Io non ho votato in Parlamento la riforma costituzionale dell'articolo 81, io non l'ho votata, perché ho detto: ma se io voglio il pareggio del bilancio lo voglio per i cavoli miei, non perché me lo dicono i signori di Bruxelles. Quindi su questo punto siamo totalmente d'accordo. Qual è il problema? Qual è il problema? E vado verso la fine. Il problema è: mentre sarebbe meglio che l'Europa non fosse entrata nella moneta unica, mentre sarebbe meglio che la smontassimo, usando le proposte di Stiglitz o qualunque altro modo, noi non possiamo sapere, non lo posso sapere io come economista, quale sarebbe il costo della uscita, cioè quali conseguenze avrebbe il dovere emettere una moneta e poi dover pagare i debiti che oggi sono in euro, dover pagare una moneta sperabilmente si sfronterebbe, perché se usciamo per avere una moneta più debole poter esportare di più. Quanto ci costerebbe questo? E quali rischi? Il debito. Scusa. Non abbiamo il debito. Sì, c'è il principio dell'ex moneta per cui vogliamo convertire il nostro debito pubblico, che è per il 90% sotto la nostra giurisdizione, lo potremmo convertire in nuova lira, e se il creditore non accettasse il pagamento in nuova lira si applicherebbe la moda del creditore e non la moda del debitore. Per cui il principio c'è. Magari fosse così. Questo è vero, magari fosse così. Il problema non è così, nel senso che siccome il problema è questo, siccome l'Italia ha accumulato un debito pubblico di 1 milione di miliardi, siamo così, ogni anno viene scade un 20%. Se tu dici a un, come una volta Einaudi disse, Einaudi, conservatore perché l'economia la sapeva, disse: il problema con i risparmiatori è che hanno i piedi dell'antilope e la memoria dell'elefante, e quindi quando tu gli fai uno scherzo se lo ricordano. Allora se tu una volta dici a un imprenditore ti debbo 100 euro però io non te li pago,
quella volta fosse più accetta, ma è chiaro che è finito di questo tesoro. Allora, se l'Italia avesse un bilancio in attivo, tu la potrebbe dire, sai che c'è, io me ne frego dei creditori internazionali, dei mercati internazionali, ma se noi abbiamo bisogno ogni anno di andare e abbiamo un'economia che ha bisogno del commercio internazionale, beh, avere una situazione nella quale se devo andare a comprare un chilo di stagno all'estero, mi dicono guardi, se lei vuole pagare in lire non accettiamo, deve metterci una garanzia in oro, una garanzia in dollari, una garanzia nell'euro. Insomma, io dico semplicemente questo, non facciamo un cattivo servizio agli italiani raccontandogli che è facile uscire dall'euro, perché non lo è. Questo lo dico come e lo dico partendo dal punto di vista di una persona che è disposta a mettere la sua firma in annessa per dire si sta meglio senza l'euro e si starebbe meglio fuori dall'euro. Ma dire guardate che è una passeggiata, no. Allora qual è la mia posizione finista? La mia posizione è che l'Italia dovrebbe prendere, se avesse un governo, diciamo così, degno di questo nome, e non l'ha avuto in questi anni, di intensismo, che è un governo leggerissimo dal punto di vista anche di queste questioni internazionali, dovrebbe dire all'Europa ci sono alcune condizioni alle quali noi possiamo confermare la nostra. E queste condizioni sono che nascano, per esempio, i bond europei, cioè che nasca quella misura di solidarietà di cui parliamo. Se questo avviene tra 5 anni, alla fine della prossima legislatura, questo governo che noi abbiamo costituito confermerà la sua partecipazione all'Europa. Ma se l'Europa non dovesse essere in grado di fare quelle trasformazioni che sono indispensabili per far sì che questo non sia un capestro, allora tra 5 anni questa maggioranza chiederà all'Italia di lasciare il nome. Questa sarebbe la posizione che io propongo.